Eh, chiederei alla regia se possiamo mandare appunto un, un filmato che ci proietta poi al prossimo panel. Eccoci, passiamo ora a, a guardare sempre più a, a, a fondo quelle che un po' sono le applicazioni e l'esperienza delle aziende. Chiamo sul palco Giulia Bettagno, direttore generale di Casa Girelli, Giovanna Desposito, Web3 founder e investor, Marco Siracusano, CEO di Postepay e in collegamento dovremmo avere Stefano De Alessandri, CEO di Anza. Grazie, benvenuti. Ciao. Benvenuti nel futuro, si può dire. Ah, sì. <ride> allora, uh, proviamo a riflettere un po' insieme su quelle che sono le principali sfide, come abbiamo visto, di questo mondo Web3, metaverso abilitato dalla blockchain e partiamo subito da Giulia uh, rispetto a cosa può l'innovazione tecnologica apportare al mondo del uh, settore alimentare, del beverage, della tua uh, azienda e come può farlo rispetto appunto all'applicazione che voi avete sviluppato e che è appunto basata su blockchain e che consente oggi di tracciare diversi milioni di bottiglie che poi esportate in tutto il mondo. Eh, buonasera a tutti, eh, sì esattamente, noi abbiamo utilizzato la blockchain per tracciare i processi produttivi nel settore vitivinicolo che di per sé non è un esercizio semplice, in quanto il settore vitivinicolo è, ha una filiera molto lunga. Noi abbiamo la parte viticola, la parte vinicola. Abbiamo tutta una parte industriale, quindi eh, il nostro settore, eh, per chi non lo conosce, è tutto tranne che banale. E soprattutto perché noi insomma, eh, partiamo sempre dall'agricoltura, che comunque è, è il cuore no, della, del nostro prodotto, perché il vino viene, viene da lì. Quindi abbiamo utilizzato la tecnologia per, eh, intanto per raccontare ai nostri consumatori cosa, cosa facciamo. Quindi, eh, partendo proprio uh, dal tracciamento della, della coltivazione, quindi eh, raccontando quando si vendemmia, quando si pota, quando si fanno una serie di operazioni in campagna e poi si passa in cantina, quindi tutto il processo di vinificazione per poi, cioè, per poi raccontare l'imbottigliamento, insomma tutto quello che avviene nella nostra filiera. Eh, tenete presente che eh, il tempo di acquisto di una bottiglia in un supermercato va circa dai 5 ai 20 secondi. Quindi eh, il 70%, de, de, cioè il 70%, il 70 del motivo per cui si prende una bottiglia intanto è proprio l'etichetta quindi al di là insomma, che noi italiani siamo esperti conoscitori di vino siamo magari, in un territorio siamo in un territorio esatto particolarmente evocato quindi noi con, semplicemente con il telefono andiamo a, a praticamente a fotografare il nostro codice a barre e all'interno del codice a barre escono tutte le informazioni, quindi tu, tutto ciò che siamo riusciti chiaramente a, a raccontarvi. È, è stato un esercizio difficile, nel senso che comunque questi sono esercizi molto molto difficili, soprattutto perché ci sono alcuni paesi, eh, come il nostro, ad esempio, che non sono così ricettivi in, in tema di tecnologia. Esatto, quindi. quali sono state le maggiori sfide che avete incontrato? O difficoltà o punti di criticità? Si parla tanto di educazione al digitale, è un qualcosa che eh, hai riscontrato nella tua, nella tua esperienza? E soprattutto se ci racconti anche se c'è una diversità di percezione tra il mercato locale e il mercato estero, so che voi Esportate molto in, in Nord America, vini peraltro biologici con una particolare attenzione. Parlavamo eh, anche prima del tema della sostenibilità. C'è una differenza? Qual è un po' il, il, il livello di conoscenza? Allora, sì, ci, sono, ci sono grandi, grandi differenze, partendo dal presupposto che ci sono dei paesi che sono assolutamente fuori gara, per esempio i paesi scandinavi, dove loro proprio io davvero li considero fuori da ogni competizione, in quanto sono davvero da anni molto molto più sensibili a tutti questi temi. Eh, il nostro paese già ha delle difficoltà, nel senso che uno è un po' per età proprio per una questione anagrafica, Anche abbia, abbiamo tracciato l'età no? delle persone che vanno a fare la spesa e quindi essendo un'età media molto elevata, a parità per esempio del Giappone, che ha più o meno gli stessi dati dell'Italia, però ha un'età media molto più bassa, quindi eh, pensate, magari io penso non so, ai miei genitori, a mia mamma che va a fare la spesa, penso sia molto difficile per lei utilizzare questo strumento, quindi è proprio un eh, paese che vai, cultura, cultura che trovi. I giapponesi stessi o i coreani hanno un'attenzione alla tecnologia che è proprio eh, di natura, no? uh, di un altro livello rispetto alla nostra. Quindi, spesso qui ci si trova a dover raccontare anche agli stessi buyer un progetto eh, che per noi è, è, nella sua complessità, anche molto semplice però non si viene spesso, il messaggio non viene spesso recepito. È un tema molto spesso di frammentarietà del settore che non riesce magari a fare fronte comune o secondo te è anche un tema ovviamente di scelte coraggiose che non tutti magari, magari fanno rispetto appunto a un, a un prodotto che poi è un, è un emblema della convivialità, no? del, ah. del, dello stare insieme, quindi forse il digitale può essere percepito come un, uh, un elemento che va in un'altra direzione, qual è la tua opinione? Ma allora il digitale è ancora poco, poco utilizzato, questo forse è davvero il punto nel settore vitivinicolo, ma non perché non si faccia fronte comune, anzi vi dirò di più dal punto di vista legislativo si stanno facendo tantissime cose e in una direzione rispetto a quello che c'era solo pochi anni fa, davvero corretta, anche a tutela del nostro, del nostro settore, quindi dove temi come la sostenibilità e la tracciabilità sono importantissimi. Noi abbiamo, lavoriamo con aziende in Inghilterra dove se tu non sei in grado di fare uno di, di, di tracciabilità tu non lavori fondamentalmente, quindi è anche di per sé semplice, anzi addirittura poi le norme in tema di etichettatura all'interno proprio del mondo del vino ci sono... Tanti dibattiti oggi sul tavolo e, e la, eh, la, la direzione è quella corretta. È chiaro che quando sei il primo che fa un progetto così ti senti sempre un po', no? po'... all'inizio, un po' magari poco compreso, poi arriveranno e sarà una cosa molto più utilizzata un po' da tutti. Uh, nel momento in cui beh, pensate al fatto che io faccio insomma, parte di quella categoria che viene considerata i millennials no? e quindi oggi facciamo sempre di più anche progetti uh, targetizzati in modo che i nuovi consumatori siano in grado poi di, di capire quello che facciamo perché sennò diventa difficile per noi. Grazie, grazie Giulia, poi ritorneremo con te per approfondire qualche altro aspetto. Giovanna, benvenuta. Eh, passiamo ad analizzare appunto questa relazione digitale. E introducevo prima il concetto di queste decentralized autonomous organization, quindi un nuovo modo di interagire, un mondo che pone al centro il concetto della comunità, una comunità che può esprimere il proprio parere, lo può esprimere tramite i token. Quali sono le principali sfide? Innanzitutto ci racconti che cos'è una DAO, e dove potrebbe applicarsi e se ci sono appunto già degli esempi di applicazione già al giorno d'oggi cercando di mantenere il linguaggio su cui prima ci ha allertato. Dunque, DAO, come dicevi tu, Decentralized Autonomous Organization, il concetto alla base di una DAO è un concetto anche romantico, volendo, anche filosofico, ovvero la volontà di creare delle, aziende, delle realtà aziendali ehm, che siano democratiche, quindi la democratizzazione delle aziende attraverso l'automatizzazione dei processi decisionali. Dunque, se per eh, mettere su una DAO fondamentalmente si deve costituire un'entità per la quale, grazie alla tecnologia blockchain, la presenza di un organo centrale, centralizzato, che prende delle decisioni non è più necessario. Quindi, da qua la D e la O, decentralized organization, decentralizzate, decisioni distribuite. Come si raggiunge questo, questo obiettivo? E qui entra diciamo, in gioco la A, eh, autonomous agent, in realtà. E, e, che non è una persona ma è un software, quindi uno smart contract come dicevi tu prima dove si scrivono delle regole precostituite, delle, delle linee guida che quindi consentono di automatizzare le decisioni. Um, queste linee guida, quindi smart contract, sono trasparenti, sono pubblici e sono immutabili, per cui si ha la garanzia che quelle regole che sono state prestabilite poi vengono rispettate nel momento in cui si prendono de delle decisioni. Re queste regole diranno: al verificarsi di A succede B. Um, questi smart contract governano anche la tesoreria, quindi tipicamente il B no? può essere un investimento, un rilascio di fondi e, e eh, mi chiedevi se esistono e ci sono esempi, esistono tantissime DAO, esistono molte migliaia di DAO, per chi fosse interessato c'è una bella dashboard, si chiama deepdao.io eh, dove ci sono tutta una serie di, di dati eh, analitici su, appunto, sulle, eh, sulle DAO, moltissime vengono utilizzate nell'ambito DeFi, di cui parlavi prima, Decentralized Finance Ma per fare cosa? Eh. Se, se proviamo a raccontarlo allora, in maniera proprio pane sì, e salame. Eh, pane e salame. Allora, se prendi un'entità un appunto che fa decentralized finance, è per decidere quanto investire, se investire cosa comprare, se questo, questa cryptocurrency aumenta di valore fino a X, comprane questo volume e cose di questo tipo. Okay? Questa è un'applicazione un abbastanza diretta e pura del concetto di DAO. E in realtà il concetto di, Dario, di, di, di DAO è un po' spurio, Nel, nella sua proprio definizione canonica non viene appena tantissimo. Eh, se si entra poi nelle comunità web3, di cui parlava Stefano Rosso, che si autoetichettano DAO. Non sono proprio delle DAO, nel, senso, nel vero senso della parola, ma sono delle comunità dove si cerca di essere democratici. Questa democrazia viene esercitata attraverso dei token che fondamentalmente sono delle chip che tu utilizzi per votare no, questo o quello. E la tua capacità di voto è proporzionale ai token che hai, che possono essere, come dicevi tu, fungibili o NFT. E di queste ne esistono veramente tantissimi esempi. Poi ci si può chiedere la domanda: diciamo, successiva può essere funzionano o non funzionano? Ci sono, ci sono delle limitazioni molto diciamo, chiare in questo momento eh, prima che si raggiunga quella democrazia utopica. Ecco. E quali sono le competenze che si devono avere per poter entrare appunto in, in questo mondo, per sviluppare appunto una DAO, per sviluppare un'azienda che si basa magari su una DAO? Allora, e qua si apre un mondo. Ehm, come sempre, quando ci sono delle rivoluzioni guidate dalla tecnologia, quello che cambia non è solo la tecnologia, ma è un po' tutto, no? Quindi, si cambia l'approccio, il mindset, le esigenze dei clienti, i linguaggi e quindi le competenze che servono sono veramente a tutto tondo eh, e si spazia da eh, competenze eh, tecniche e tecnologiche molto specifiche a competenze anche di marketing e di comunicazione che sono completamente... Che sono completamente diverse fino ad arrivare agli aspetti legali no? a cui tu accennavi prima di compliance ehm, di contabilità che navigano acque abbastanza turbolente soprattutto soprattutto negli ultimi soprattutto negli ultimi giorni allora se parliamo di hard skill per così dire e alcune che magari vale la pena mettere in evidenza sono nell'ambito tecnologico, al di là dello sviluppatore che sa usare il linguaggio Rasto, Solidity o quello che sia, legato alle blockchain sicuramente è molto importante il tema della security e l'architettura di sistema quindi dei bravi. Eh, C'è bisogno di architetti che di sappiano architetti disegnare. Di, sistema di primo ordine, questa è una cosa che viene sempre trascurata, invece succedono, insomma, succedono dei disastri eh, Back-end veramente molto bravi. E poi, eh, nel campo invece del marketing e della comunicazione, e qua veramente, secondo me, il nocciolo della questione è la differenza primaria, anche come organizzazione aziendale, fra web 2 e web 3. C'è cioè il ruolo della community. Eh, L'hai um, brevemente accennato. La community è veramente quella che fa la differenza enorme fra web 2 e web 3, e dove servono delle competenze importanti. Già nel web 2 e quelli che noi consideriamo clienti, cioè fruitori del servizio, sono diventati anche Creatori di creatori. contenuti, no? Differenza dal web 1 al web 2. Dal web 2 al web 3 non solo si è creatore di contenuti, ma si è soci dell'azienda. Eh, Stefano Rosso prima parlava eh, del fatto che i clienti sono si possono considera... intervenire nel disegno del nuovo prodotto dell'azienda. Certo, ma per me va oltre questo, perché l'intervento nel disegno nella creazione del contenuto era già in qualche modo nel web 2. E per me eh, si va oltre. Chi è in una community di Web3 si sente padrone di quello che tu pensi sia la tua azienda. Proprietario dell'azienda. Esattamente. Perché quello è uno shareholder che abbia in mano dei token fungibili o degli NFT. Quello è un pezzo della tua azienda. E, e si sente tale e si aspetta di essere trattato in quel modo. Questo cosa significa a livello di organizzazione aziendale, di modello aziendale? Innanzitutto la comunicazione deve essere diversa, completamente trasparente. Io ho un progetto mio in Web3 e, 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 e i, i partecipanti alla community si aspettano che io sia al 100% trasparente sulla roadmap di prodotto, sugli investimenti che faccio, su quanto pago il team, su quali sono gli incentivi, eccetera. E quindi questo richiede che tu effettivamente cambi un po' la tua visione e il tuo mondo. Quindi, ricollegandoci a, fare. a quello che si diceva prima, c'è un'evoluzione enorme dei processi aziendali che devono essere completamente rivisti e ripensati in quest'ottica. Esattamente, quello è veramente il nocciolo della questione. E questo sembra faticoso, eh, però c'è un ma molto positivo in tutto questo, sì. ovvero poiché la, la, la community è, è fondamentalmente è la tua base appunto di shareholder, so, sono i tuoi alleati, li devi eh, vedere in quanto tali. La community ti fa da marketing manager, PR manager, advocate, business development e commerciale, ti aiuta a vendere perché molto banalmente più il tuo progetto, il tuo prodotto acquista valore, più i tuoi NFT se ha degli NFT o comunque dei token aumentano di valore evidentemente c'è un ritorno immediato per loro. Quindi c'è una condivisione del rischio, il rischio di impresa in qualche modo viene condiviso. C'è una condivisione del rischio condiviso. e soprattutto c'è una risorsa molto efficiente dal punto di vista economico che è lì, che deve essere utilizzata no? e quindi cambiano anche i meccanismi, gli equilibri all'interno delle varie uh, funzioni aziendali classiche. Grazie mille. Mi ricollego appunto a quello che stavi dicendo prima nella transizione tra Web 2 e Web 3, anche per capire come devono evolvere, lo chiedo appunto a Marco Siracusano, CEO di PostePay, i sistemi di pagamento per far fronte a questo nuovo modo di interagire con, con il digitale, di entrare nei metaversi, di avere a che fare con un'economia eh, basata su questi token. Che cosa, quali sono le opportunità appunto per una financial institution in questa transizione e quali sono ovviamente gli elementi che ancora oggi eh, non sono regolamentati e che non consentono un, una, una piena, un pieno sviluppo di soluzioni in qualche modo che possano essere compliant con le richieste di questi nuovi consumatori? Eh, grazie Giuseppe, buonasera a tutti. Eh, credo che il mondo dei pagamenti è stato ed è ancora nel mondo del Web2 uno dei più grandi acceleratori del digitale. Noi come PostePay nell'ambito dei posti italiani siamo un oggetto un po' particolare, siamo un ibrido nel senso eh, abbiamo sviluppato il mondo tradizionale dei pagamenti, abbiamo 29 milioni di carte, ma con l'accelerazione digitale eh, dove abbiamo accompagnato le carte già 11 milioni di digital wallet. Allora il percorso che stiamo facendo è un percorso che sta accelerando fortemente nel mondo attuale e si sta predisponendo anche in quello che può accadere nel mondo del metaverso. Tenendo conto però alcuni ambiti, perché da quello che stiamo osservando e stiamo studiando attentamente tutte le evoluzioni, Oggi eh, sembra che ci sia un mondo già meraviglioso nel mondo del metaverso dei pagamenti. Invece, c'è un'experience assolutamente non ready to use, molto frammentata. Ci sono tanti spezzettamenti per arrivare a pagare poi in cryptocurrency con un mondo che lasciatemi dire è abbastanza opaco, non tanto e non solo per quello che sta accadendo, abbiamo osservato nelle ultime settimane, ma quanto anche i primi esperimenti anche in Bitcoin, più che pagamenti, erano diciamo, investimenti in asset class speculative. Quindi credo che il mondo del metaverso però eh, sta, e noi lo stiamo approcciando da tre ambiti, no? quello dell'engagement banalmente, perché creerà dei casi d'uso relazionali molto più forti, oggi chiaramente appannaggio dei giovani della generazione Z che fanno gaming e, e, e lo hanno fatto esplodere tramite i social, però oggettivamente quel tipo di esperienze, scusatemi, mi sta cadendo il microfono, eh, quel tipo di esperienze particolarmente immersive, secondo noi avranno un grosso sviluppo nell'engagement banalmente, potranno creare dei casi d'uso nel mondo finanziario dal punto di vista sia del customer care dell'assistenza, o dei modi relazionali, dove ha un tema molto focalizzato di interazione e pagamenti anche nel gaming per i giovani. Oggi in Italia ci sono circa 7 800 mila giovani della generazione Z come PostePay e ne abbiamo 3 milioni e e quindi li abbiamo seguiti finora nel mondo dei pagamenti ordinari, dell'e-commerce, dove noi un pagamento su 3 di commerce in Italia fatto con la Post Pay è un nuovo mondo, come dicevo prima. E quindi come poi possiamo legare il tema dell'esperienza di pagamento al tema dell'esperienza dell'ingaggio e al tema dell'esperienza relazionale anche nei modelli di servizio. Credo che la ricetta per operatori ibridi, che noi siamo un misto tra tradizione e innovazione, innovazione. tra mondo anche di aver fatto un percorso di inclusione digitale nel Paese, perché Beh, se voi pensate eh, abbiamo oltre 30 milioni di app finanziarie e quindi abbiamo fatto chiaramente non solo sui giovani ma anche sulla diciamo, popolazione ordinaria, sulle famiglie, un percorso di inclusione digitale. Questo è sicuramente un qualcosa che può servire allo sviluppo e affrontare la nuova frontiera. Personalmente do un giudizio proprio anche sulla base di quello che sta accadendo senza accelerare secondo me, perché un conto è la sperimentazione e l'innovazione ad appannaggio degli operatori più di frontiera, più di front end. Un operatore tradizionale che sta accelerando l'innovazione come noi deve trovare, adesso uso, uso questa metafora, come poi in un mondo assolutamente che dà esperienze di pagamento nel metaverso frammentate e abbastanza borderline, creare come il passaggio dei pagamenti dell'e-commerce nel web.2.0 arrivano a un certo punto e poi con una modalità trusted si riesca a finalizzarli avendo guidato però un percorso di pagamento ordinario che arriva nel mondo del metaverso. È molto interessante questo per, per chiederti di fatto oggi quali sono i vostri clienti, un po' l'hai descritto prima, ma come pensate di interagire e di accompagnare no? le nuove generazioni che utilizzano oggi, leggiamo delle statistiche in cui già... Alcuni, eh, delle, molte persone del cluster Gen Z spendono 6-7 ore all'interno di questi mondi. Parliamo soprattutto, come dicevi tu prima, di piattaforme di gamification. Quindi, come accompagnare questi Gen Z che magari utilizzano oggi, per fare un esempio molto concreto, la carta di pagamento del papà o della mamma, all'interno di un ambiente che forse non ha? Tutti quegli elementi di fiducia per poter finalizzare un pagamento e garantire, come magari lo è stato per voi nell'accompagnare le varie generazioni, una, una, una direzione molto più eh, garantita proprio nell'esperienza di pagamento. Allora, noi sul percorso chiaramente del futuro della nuova frontiera non possiamo che capitalizzare su quanto fatto di buono e di meno buono in un mondo tradizionale. No? Oggi quest'anno noi gestiremo circa 600 milioni di transazioni di e-commerce e questo ci ha insegnato molte cose, ci ha insegnato anche come migliorare poi l'esperienza del cliente, che il pagamento è un mezzo per arrivare al fine ultimo che chiaramente è l'acquisto e quindi fare in modo che gli acquisti online siano sempre più sicuri. E, 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 e senza frizioni, senza intoppi. Dal punto di vista dei giovani e giovanissimi noi abbiamo un po' segmentato perché abbiamo dei prodotti anche per la generazione Z che però sono gestiti dal genitore, quindi abbiamo per esempio una carta post-pay green tra Pensata. 10 e 17 anni che però è pensata per il giovane ma però con un cruscotto di controllo nel genitore noi, parental control eh sì, abbiamo un parental control e questo è quello che deve guidare la parte anche di tutela per come il pagamento avviene e come può essere controllato, prescindendo appunto dal fatto che poi forse eh, c'è un meccanismo oggi di asimmetria delle regolamentazioni perché ci stimola il, la nuova frontiera del metaverso sui pagamenti ma ci preoccupa perché poi chiaramente c'è tutto un mondo dove sappiamo bene adesso non tanto le cripto alcune ma anche il mondo del bitcoin eh, i, i pagamenti sono diciamo, finalizzati ad altri mondi ecco noi quel mondo lì vogliamo evitare assolutamente che avvenga tramite i nostri sistemi di pagamento e dobbiamo fare un percorso di accelerazione per poi guidare una finalizzazione che però per quota parte ha seguito eh, ti do un piccolo bit su come poi è argomentata la nostra clientela su cui stiamo studiando il metaverso. Quindi i pagamenti è una parte importante ed è quello, abbiamo citato prima i numeri sul mondo della generazione Z, però pensiamo che il metaverso abbia un'esplosione, stiamo facendo ad esempio delle simulazioni anche di come capire poi l'engagement, il meta ufficio postale e il metapagamento. Perché pensiamo ad esempio che quando mi, mi ricollega un tema di democratizzazione anche delle conoscenze e delle competenze, se un merito abbiamo avuto, aver fatto un percorso di inclusione digitale facendo fare download di moltissime app a tanti milioni di italiani che Quindi hanno il tema centrale dell'inclusione digitale, dell'educazione finanziaria. Allora, il metaverso poi oggi è classato sui giovani che fanno gaming e un domani potrebbe avere dei benefici sul tema dell'ingaggio delle relazioni. Pensate a quanto. Poi saranno più sicuri, meno costosi gli strumenti anche per un mondo senior dove esperienze immersive possono dare dei vantaggi nelle relazioni, dei vantaggi nell'health care, dei vantaggi in altri verticali, dove questo potrebbe essere. Tutto sicuramente... il tema della... Il tema dell'assicurativo, ma anche pensiamo anche al tema dell'healthcare, care, il tema anche di avere diciamo, una cognizione eh, sui vari modelli di servizio che l'industria. Un operatore multi-business come noi sta avendo particolarmente cura a far evolvere in maniera coerente l'offerta anche con l'evoluzione dei modelli di servizio. Spesso alcune industrie poi falliscono clamorosamente quando c'è una divaricazione tra come evolve l'offerta e come sono i modelli di servizio, nel nostro caso fisici e digitali, che stiamo mettendo a disposizione di molti milioni di clienti. Ecco. Grazie mille, Marco. Io chiedo alla regia di vedere Stefano D Alessandri. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao. Eccoci ti sentiamo, sì sì, ti sentiamo benissimo e passiamo appunto dal tema dei pagamenti al tema centrale delle news, della comunicazione che è centrale sia in un tema di educazione verso il digitale ma è sempre più centrale per voi che siete sinonimo appunto di informazione trasparente ed affidabile. Voi da qualche ormai credo un anno e mezzo, quasi due, avete lanciato un servizio basato su blockchain che si chiama check eh, proprio per la tracciabilità delle news ci racconti da dove è nata l'idea eh, come sta andando e perché sostanzialmente eh, siete andati in questa direzione utilizzando una tecnologia distribuita con la blockchain allora primo grazie per l'invito e mi scuso se non posso essere presente fisicamente ma solo virtualmente e secondo è una storia che tu conosci bene, nel senso che devo andare indietro di qualche anno, andare al 2019, quando in Ansa ci stavamo interrogando su appunto come al applicare alcune delle nuove tecnologie in quel momento diciamo calde e eh, proprio, proprio tu eh, sei venuto a farci una presentazione di una possibile applicazione della blockchain legata alla nostra produzione di news. Io devo dire che non essendo un millennials come alcune delle persone che mi hanno preceduto, non, eh, inizialmente non ho, a parte non aver mai capito come funziona la blockchain, ma comunque non ho eh, intuito, intuito la, le potenzialità, almeno non immediatamente anche se appunto il progetto in, in qualche misura l'ho ritenuto interessante e siamo andati avanti a svilupparlo. Poi è successa una cosa eh, nel 2020, come tutti sapete, la pandemia e soprattutto l'inizio della pandemia eh, che dopo la Cina ha toccato eh, l'Italia come primo paese, ci sono stati due fenomeni, cioè durante il lockdown noi abbiamo assistito ad una crescita molto importante del traffico sul nostro sito, un po' come tutti i legacy Media, quindi come dire, una ricerca di informazione qualificata eh, e attendibile in un momento in cui eh, la situazione era come dire, molto grave e toccava la nostra salute personale. Ma soprattutto è successo un episodio che ha dato un'accelerata fortissima al nostro progetto, come ti ricorderai. È successo che, eh, quando eh, tutti noi non ne potevamo più del primo lockdown e quindi ci aspettavamo tutti di avere la notizia sulla eh, fine del lockdown e del ritorno alla normalità che poi come vi ricordate fu un ritorno alla normalità molto eh, come dire limitato ancora e, e poi purtroppo temporaneo perché ci fu una, un secondo lockdown però proprio nel momento in cui eh, tutti noi aspettavamo eh, di capire quale sarebbe stato il momento e le condizioni di ritorno alla normalità. È successo che eh, qualcuno ha fatto uscire sul web una notizia attribuendola a noi, quindi copiando esattamente il look and feel del nostro sito e il nostro stesso stile comunicativo e copiando anche la fonte, cioè eh, il notiziario che è il prodotto B2B eh, di Ansa, non quello che eh, pubblichiamo sul sito ma da cui ovviamente anche noi attingiamo e ha eh, distribuito questa informazione sul web rendendola immediatamente credibile perché il nostro, come dire, il nostro brand che è... Eh, riconosciuto dalla Reuters Digital Institute e dalla, dalla Università di, di Oxford come il più autorevole nell'ambito dei siti di informazione eh, del Paese, ovviamente ha reso credibile, immediatamente credibile, una notizia che era falsa, eh, ma che era stata costruita bene perché era verosimile, perché arrivava nel momento giusto e perché ovviamente aveva pescato ad una fonte diciamo, autorevole come, come siamo noi per eh, come dire, rendere la notizia vera. Ed è successo di tutto, perché ovviamente questa notizia annunciava la fine del lockdown in una certa data, che non era quella prevista. Che poi sarebbe stata effettivamente eh, decisa dal governo e eh, indicava anche alcune condizioni eh, della fine di questa limitazione. Lì abbiamo deciso immediatamente di accelerare il progetto, eh, quindi di introdurre una autocertificazione: perché quello che noi facciamo con ANSACEC è che sostanzialmente ogni notizia che pubblichiamo viene registrata in blockchain viene riportato un tag che avete visto, credo, nella, in una slide che è stata, che è stata mostrata, dove l'utente cliccando eh, ottiene la certificazione del fatto che quell'informazione l'abbiamo data noi. Quindi è stata un'introduzione eh, diciamo, di questa tecnologia eh, prettamente difensiva, eh, a tutela di quello che è... Eh, diciamo a tutela del brand, a tutela della, eh, della fiducia eh, dei vostri lettori che poi è il nostro asset principale, perché noi siamo, come, come, come sono le agenzie di stampa nel mondo, alla base del sistema informativo, quello che noi eh, raccontiamo e diciamo va ad alimentare i media, diciamo, B2C, oltre che parzialmente il nostro sito, ma sostanzialmente i media B2C. Quindi il trust è fondamentale, cioè se non credi a quello che ti diciamo, è, eh, come dire, il nostro prodotto. Eh, si sgonfia. Se qualcuno utilizza il nostro brand per dire delle cose non vere, ovviamente crea un problema non solo all'intera comunità, ma anche, anche a noi in maniera significativa. Abbiamo introdotto questa, questa autocertificazione. Questo non vuol dire che tutto quello che diciamo è necessariamente vero perché siamo eh, registrati in blockchain, ma vuol soltanto dire che quello che diciamo l'abbiamo detto effettivamente noi. Che abbiamo poi, come dire, a tutela della credibilità tutta una serie tecniche giornalistiche di, di professionalità che garantisce la bontà della notizia eh, normalmente questi investimenti si fanno per cogliere un vantaggio competitivo in realtà per noi è stata come dire un'introduzione difensiva ed è un vantaggio competitivo ammesso che lo sia che io spero anche di perdere nel senso che eh, più si diffonde la eh, necessità di certificare le fonti per chi fa informazione autorevole e più eh, ovviamente eh, come dire, il mondo ne beneficia perché eh, la, la, la circolazione delle fake news incontra un ostacolo. Tra l'altro c'è un, un episodio recente. Perché, sì, infatti ehm... raccontaci l'episodio della guerra in Ucraina Beh, quello, che è avvenuto quello... dopo l'introduzione. C'era Facebook che chiudeva diverse decine esatto. di, di siti e a voi cosa è successo? È successa esattamente la stessa cosa. Cioè, è successo che noi siamo stati selezionati insieme ad altre importanti autorevoli testate in Europa come, eh, come dire, fonte eh, di alcune informazioni che sono state veicolate eh, ovviamente non da noi, ma da altri soggetti, con un evidente intento propagandistico relativo alla guerra eh, in Ucraina. E, eh, e come diciamo il Mose che ha salvato, e che, e che salva Venezia quando c'è l'acqua alta, così eh, Ansa cec ci ha salvato, nel senso che è vero che siamo stati clonati, è vero che sono state diffuse delle informazioni utilizzando di nuovo il nostro look and feel Ma. Cliccando, Provando a verificare cerca, la notizia. Eh, viene fuori, come ben sai, che quella notizia non l'abbiamo data noi. Quindi, effettivamente la tecnologia funziona e, ripeto, va a uh, difendere e presidiare un asset fondamentale che è come dire, la corretta informazione e la nostra reputazione. Chiudo, chiudo con te e ti ringrazio perché so che hai un aereo, chiedendoti in termini di evoluzione del business model quali sono diciamo, eh, gli elementi futuri dell'intera industria eh, delle news e quali benefici potrebbero, potrebbero oh, ottenere dall'utilizzo di tecnologie distribuite dal tuo punto di vista. Ma è, è, un po', è un po' la stessa cosa che dicevo prima, cioè una delle, eh, dei, delle cose che abbiamo sperimentato durante la pandemia eh, e anche durante la guerra in questo momento è che eh, fortunatamente c'è stato un forte ritorno eh, verso l'informazione di qualità. Cioè, quando la situazione non è come dire, grave, eh, ploriferano eh, opinioni e fonti di informazione diciamo, variegate. Quando la situazione diventa complicata, quindi è in gioco la nostra salute, la nostra sicurezza, c'è comunque, e questo è un ottimo segnale, eh, anche da parte delle generazioni più giovani che sono meno come dire, legate all'utilizzo dei mezzi tradizionali, un ritorno verso fonti autorevoli. Questo sotto il profilo del nostro business è fondamentale, eh, perché noi quello rappresentiamo, quello, quello siamo. Eh, il fatto che ci sia come dire, una domanda esistente che, ripeto, si manifesta in maniera evidente nei momenti di difficoltà, ma che va alla ricerca di questo tipo di informazione, cioè di un'informazione qualificata, ovviamente può sfruttare eh, le tecnologie, dalla blockchain all'intelligenza artificiale, a, come dire, a tutta la, 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 la filiera della tecnologia. Che, che, la, che la tecnologia ti mette a disposizione per a presidio e a sviluppo eh, del nostro business. Una cosa che non ho detto è che eh, l'agenzia, in realtà, all'80%-90% è B2B, quindi eh, lavora sull'erogazione sulla, sulla, sull di un servizio in abbonamento che deve avere altrettanta autorevolezza, perché, appunto, rappresenta la fonte per chi eh, ci segue nella, nella, nella distribuzione delle notizie. Eh, utilizzeremo la blockchain eh, anche per in questo caso non per la certificazione, ma per la difesa antipirateria del nostro flusso che come tutti i flussi eh, può essere, come dire, utilizzato in maniera in maniera scorretta e quindi portare a fenomeni di pirateria. La blockchain ci aiuterà anche a difendere questo che eh, ripeto in questo momento e insieme alla nostra reputazione uno degli altri nostri asset fondamentali. Grazie mille Stefano, grazie per il tuo contributo e chiudo grazie con gli ospiti in sala con una velocissima ultima domanda finale proiettandoci proprio nel futuro e guardando i vostri business verticali. Cosa effettivamente vediamo all'orizzonte nel, nel tuo settore, Giulia? E, e che cosa effettivamente questa tecnologia e questo nuovo modo di identificare la relazione con il digitale e con internet potrà essere in qualche modo eh, utilizzato dai tuoi consumatori, dalla, dalla tua industria? Ecco che eh, tutta questa tecnologia, prima o poi, quindi con tempi da capire, no? Quando ci arriveremo però ci, ci aiuti tanto, intanto a spiegare al consumatore il lavoro che facciamo e, e nel momento in cui il consumatore lo capisce capisce che dietro c'è tantissimo lavoro e quindi se tutto ciò ci, ci può aiutare anche a pagarlo di più e a rimunerarlo di più, eh, io spero che si arrivi anche a lì, cioè nel senso che eh, l'agricoltura è sempre un po' sottovalutata da un certo punto di vista un po' sottovalutata, un po' sottopagata, quindi benvenga che l'utilizzo della tecnologia mi aiuti a far capire alle persone, a tutti i consumatori, a tutti quanti, quello che c'è dietro a tutto il lavoro che facciamo e dietro al lavoro nostro c'è tantissimo, tantissimo lavoro. Quindi... Grazie Giulia. Giovanna, anche a te la, la stessa domanda, cosa vedi appunto nel prossimo futuro, gli, gli obiettivi che avete come, come investor nel mondo Web3? e che, quali saranno i benefici che si potranno cogliere da questa rivoluzione. Certo, allora nel prossimo futuro vedo eh, tanta turbolenza innanzitutto, se parliamo proprio dei prossimi giorni, i, prossimi poi mesi. i cicli sono <ride> assolutamente compressi, quindi adesso siamo in una curva discendente tra cui rinascerà qualche altra cosa, per cui tante domande e tanta attenzione sicuramente. Una, una piccola cosa su cui magari mi soffermerei è questo concetto di Figital, prima appunto si parlava... Nella, nella chiacchierata che ha moderato ehm, ehm, in precedenza di, di questo concetto di ownership del biglietto della cosa, no? della commissione fra digitale e, e fisico. Se ne parlava in particolare con riferimento al concetto di ingaggio e di collectible, io credo che anche qui bisogna guardare oltre a quello anche un po' oltre e a questo concetto centrale in tutto questo movimento che è quello della ownership. Eh, il biglietto, faccio l'esempio del biglietto di cui si parlava prima, il biglietto non solo me lo tengo da un JPEG carino, da un collectible e, e poi attaccato a quello ci sono delle utilità di ingaggio, quello diventa mio. Il biglietto per la conferenza non è più proprietà dell'organizzatore della conferenza, ma è mio. Io ne stabilisco le politiche di prezzo, se lo voglio rivendere a quanto quando, a chi e così via, la stessa cosa si applica a vietti degli aerei eccetera eccetera, questo provoca degli stravolgimenti anche eh, diciamo dal punto di vista de, dell'azienda, delle strategie dell'azienda e io mi auguro, mi auspico che no, si abbia una visione di lungo termine e si vedano all'orizzonte poi tutte le ripercussioni di, di questo tipo di dinamiche. Grazie mille anche a te Giovanna. Marco, chiudiamo con te. Vent'anni fa avete accompagnato i giovani italiani con l'utilizzo delle, delle carte prepagate. Come accompagnarli in un, in un futuro meta? Quali sono le prossime eh, prospettive che, che, che vedi nel, nel futuro dell'evoluzione dei sistemi di pagamento? Ma io, io credo che è un futuro, quello del metaverso collegato ai pagamenti, che è un futuro che esploderà al di là di quello che è avvenuto, forse uno shock. Dall'esterno ovviamente è stato positivo perché c'è un gap di fiducia che è importante colmare. Ovviamente parlo del mondo dei pagamenti e i pagamenti senza sicurezza e, fi e fiducia poi finiscono mar marginalizzati in mondi più o meno scuri. Quindi penso che lo sviluppo del metaverso offrirà tantissime occasioni di pagamento e quindi dobbiamo essere bravi. La nostra direzione è quella di far evolvere quello che abbiamo fatto con l'e-commerce e i pagamenti di e-commerce nel 2.0 mondo 3.0, con pagamenti, con fiducia e con la possibilità di allargare e di includere una platea sempre più ampia possibile, non solo come oggi i giovani della generazione Z, ma anche su altre componenti della nostra clientela. Io vi ringrazio, grazie mille, un applauso ai nostri ospiti. E prima di passare alla sessione successiva ringrazio ancora Giulia Bettagno, Giovanna Desposito, Marco Siracusano e in collegamento Stefano De Alessandri e lascio di nuovo il palco a Paolo. Grazie ancora. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Grazie. Grazie ancora.